Quattro domeniche di Open Days al Liceo Artistico Preziotti Licini di Fermo e Porto San Giorgio, il 15 e il 18 gennaio, il 5 e il 19 febbraio. Open Days al Liceo Artistico Preziotti Licini di Fermo e Porto San Giorgio. Il Liceo Artistico Preziotti Licini si fonda su una tradizione cinquantennale e copre un vasto bacino d'utenza che spazia dalla costa all'entroterra fermano, dall'Anconetano all'Abruzzo, grazie all'ubicazione su due sedi, quella di Fermo, intitolata all'architetto Umberto Preziotti, fondatore dell'Istituto d'Arte, e quella di Porto San Giorgio, che porta il nome del noto artista Osvaldo Licini. Nella nuova offerta didattica confluiscono le esperienze legate all'artigianato artistico dell'oreficeria, della ceramica, i percorsi dell'architettura, dell'arredamento, del design e del restauro ed in generale della sfera artistica, che hanno garantito a generazioni di studenti sbocchi professionali in ambiti diversificati. Ciò è stato possibile anche grazie al radicamento della scuola sul territorio, attuato attraverso una fitta rete di rapporti con la realtà culturale, artistica ed imprenditoriale. Il piano di studi del liceo artistico è finalizzato allo studio dei fenomeni estetici, all'acquisizione della pratica artistica e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale. Guida l'allievo a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti. L'area disciplinare comune a tutti i licei comprende italiano, storia e geografia, filosofia, storia dell'arte, lingua inglese, scienze naturali, matematica, fisica, scienze motorie e sportive, religione o attività alternative, consentendo una formazione culturale di ampio respiro. Le materie di indirizzo si caratterizzano per attività laboratoriali che consentono allo studente di sviluppare la propria capacità progettuale, seguendo un necessario e guidato iter che, partendo dall'analisi del tema dato e dallo studio dell'oggetto, anche attraverso l'utilizzo di software specifici, arriva all'esecuzione del prototipo richiesto. Parte costitutiva dell'offerta formativa sono le numerose attività progettuali in ambito artistico e socioculturale, mostre, partecipazione a concorsi ed estemporanee, organizzazione di convegni e conferenze, settimane culturali, seminari, giornate di studio. Una scuola così articolata non può che fondare l'approccio didattico su un serrato dialogo formativo, teso a sviluppare competenze spendibili anche in ambito lavorativo, attraverso una formazione che tradizionalmente nel nostro istituto valorizza l'alternanza scuola-lavoro. L'attività didattica, che si svolge in aule capienti, illuminate e confortevoli, negli attrezzatissimi laboratori artistici dotati di aggiornati macchinari o in aule informatiche, è per tradizione costantemente arricchita da numerose visite guidate e qualificati viaggi di istruzione all'estero, ritenuti parte imprescindibile della formazione di ogni alunno. Il corso di studi ha durata quinquennale, si articola in due bienni e in un quinto anno, che completa il percorso formativo. Il Liceo Artistico Preziotti Licini ha attivato ben 5 dei 6 indirizzi previsti dalla riforma dei nuovi ordinamenti. Nel corso del primo biennio comune, infatti, l'alunno sarà preparato a scegliere consapevolmente uno degli indirizzi da frequentare negli anni successivi, ovvero arti figurative, finalizzato all'acquisizione della conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica e pittorica, nei suoi aspetti espressivi e comunicativi, nonché delle tecniche tradizionali e sperimentali, volte alla realizzazione di opere nei vari campi della cultura visiva. Architettura e ambiente, nel quale l'alunno è guidato a conoscere le logiche costruttive fondamentali e la storia dell'architettura, con particolare riferimento all'età contemporanea e alle problematiche urbanistiche connesse, anche attraverso la realizzazione di progetti sul territorio. Design, finalizzato all'acquisizione della consapevolezza delle linee di sviluppo proprie dei vari ambiti del design e delle parti applicate tradizionali,
quindi articolato nella specificità dell'oreficeria, della ceramica e del design industriale, secondo la qualificata tradizione cinquantennale della scuola e in rapporto con le imprese produttive del territorio. Grafica, orientato alla conoscenza e all'applicazione di tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e alla produzione grafica nel contesto della comunicazione visiva ed editoriale. Scenografia, volto all'acquisizione degli elementi costitutivi dell'allestimento di strutture espositive di scena, dello spettacolo, del teatro e del cinema, attraverso lo studio dell'evoluzione storica nei vari ambiti della progettazione e della realizzazione scenografica. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me. Una scuola con radici storiche ma saldamente ancorata alla contemporaneità, una formazione spendibile nel mondo del lavoro e nel contempo adeguata per intraprendere qualsiasi percorso universitario, un percorso utile a maturare anche attraverso un progetto specifico di alternanza scuola-lavoro in relazione alle inclinazioni personali, un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alla complessità odierna. Questo è il nuovo liceo artistico di Fermo e Porto San Giorgio. 4 domeniche di Open Days al Liceo Artistico Preziotti Licini di Fermo e Porto San Giorgio, il 15 e il 18 gennaio, il 5 e il 19 febbraio. Open Days al Liceo Artistico Preziotti Licini di Fermo e Porto San Giorgio.